anche perché c'è la storia dietro. Sì, sì. Benvenuti, l'associazione Sasso Ferraresi nel mondo, ecco perché introduco questo incontro, questa inaugurazione, come ormai di tradizione in questo solco che va avanti da diversi anni, in questo periodo inaugura delle mostre varie e l'anno scorso, se vi ricordate, c'era quella dei Deglieri, quest'anno quella dei Martelli, perché Peppino Zatta, grazie alla sua sollecitazione, ma giusta sollecitazione, ha voluto e ha chiesto di fare questa, prendere questa iniziativa, quindi mostrare la sua collezione, che è parziale, perché è una collezione, va detto, di circa 190 questi. Sì, 190 contro i 300. Contro i 300 che ne ha a casa, quindi potete immaginare da quanto lontano viene questa iniziativa. Quindi siamo lieti di ospitare lui, di aver dato un contributo, soprattutto anche grazie all'amministrazione, al sindaco che ovviamente ha messo a disposizione un po' di materiale e non solo. Cosa c'è qui da vedere? Poi lo vedrà meglio Peppino. Tanti mestieri, tanta storia d'Italia, non solo ovviamente di Sassoferrato, perché i lavori quindi sono stati fatti tanti, a partire dal classico martello, uno pensa al fabbro, ma non c'è solo il fabbro. C'è il calzolaro, il calzolaio, meglio ancora, ma c'è anche, che ne so, lo psicologo, c'è anche il giudice, perché lì se vedete c'è un martelletto del giudice che dà la sentenza. Insomma, i martelli hanno una funzione così varia nel tempo e nella vita del dopo, compresi gli scarpellisti, non la facciamo stare lunga, speriamo che la gente venga a vederla, fate propaganda come si dice nei circhi quando uscirete, perché merita di essere vista, e poi grazie a lui, a Peppino che sarà sempre presente qui, avrete tante chicche particolari sul significato di questi macchini. Io mi fermo qui e direi che se il sindaco con le parole. Solo per ringraziare intanto l'associazione e Peppino.